Eccoci qua! Aspetta! Cade tutto! Maledetto scarafaggio! Ok. Siamo qua! Abbiamo il nostro bel lievitato con la cioccolata, ok? E il coccarello e tutto dentro. Adesso chiudiamo l'impasto. Io faccio così. Io, ok? Che sia il metodo giusto, io non lo so. Io mi sono sempre costruito un metodo su misura per me, ok? Ognuno poi, ovviamente, cioè, seguendo delle linee. Se tu ti prendi, ti metti qua e cominci a dargli dei cartoni o sputargli sopra, è ovvio che non stai facendo il lavoro giusto. Però, bene o male, insomma, devi avere un punto da cui partire. Io faccio sempre così, chiudo, come faccio con la pizza, ok? Buono. E poi comincio. Sì, mio, è tanto perché ne ho fatti tre, addirittura da chilo, quindi, insomma, bello cicciottello. Poche parole, gli si dà un, perlatura, insomma, adesso il parolone, una sorta di perlatura. Ecco, vai. Ok? Visto? Adesso non esageriamo, adesso lo possiamo prendere. Visto bello ciccio, lo mettiamo qui. Raccogliamo un po' di robina, perché è ovviamente tutta roba buona questa. E adesso ve lo voglio far vedere. Aspettate un attimo però che mi lavo le mani perché... Allora, questo è un lievitato che ho voluto farlo leggero perché tante volte il panettone ci si blocca un po' a mangiarlo d'estate perché ovviamente è un dolce tipicamente invernale. Se il fatto che non si decida di far festeggiare Natale il 25 d'agosto... Beh, andrebbe bene, non ho problemi. Ho voluto farlo leggerino, e solo che per farlo leggerino dovevi alleggerirlo, cioè bisognava alleggerirlo anche un po' di burro. Ma visto che io non sono una pasticcera, non sono molto brava con queste cosette qua, sono provato ad andare un po' così a usta, da noi si dice, cioè a sentimento tradotto, e mi è venuto in mente questo lievitatino qua, sciocchino, una stupidata, però è buonino, insomma. Se voi volete fare, li ho fatti la settimana scorsa, a monoporzione, fate a mo' di briochette, potete anche pirlarli piccolini, a paninetto, o se avete dei bei contenitori carini, io avevo quelli lì che erano stampini da muffin, credo che ho un'amica che ha... purtroppo ho dovuto chiudere la pasticceria e me li ha dati, sono belli, li ho anche in cartone rigido, sono carini. Ah, questi ve li faccio vedere che sono troppo carini. E c'era dentro. Anche fatti così a mo' di plum cake piccolino, insomma, sono carini. Vabbè, basta, detto adesso ho rotto le valle. Questo è quanto, adesso lo mettiamo via, lo lasciamo lì fino a domani, lo tengo fuori, oggi sono tornata un po' schifosetta, lo tengo fuori fino a domani. A chi apri e ciompi, poverino? A chi? Vieni, amore. Ciompi? Sì. Lascio fuori fino a domani, poi domani aspetto che lieviti. E dopodiché Pirlo, amore, vieni qui, fatti vedere dai tatti, non vuoi? Lo faccio lievitare, lo divido in tre, lo pirlo e lo metto... Allora, domani voglio provare a fare un panettone basso, o due panettoni, uno basso, uno alto, e voglio fare... ho uno stampo da plunquet, però è piccolo, quindi non so che dovrò farne due. E basta, va bene, a posto? Topini? Ah, dopo questo volevo finirlo un po' porco e volevo fargli su una bella glassa di cioccolato bianco e spolverarlo con un po' di cocco, proprio una robina, insomma, l'abbiamo alleggerito dentro, fuori lo appesantiamo. Ecco, vabbè, comunque la mia teoria è sempre che la cioccolata non è grassa, perché in fin dei conti la cioccolata... quella bianca no, però quella nera comunque deriva dalla,
una pianta, giusto? Di conseguenza, se deriva da una pianta, vuol dire che è un vegetale. Quando sei in dieta, il medico ti dice sempre di mangiare frutta e verdura. Di conseguenza, la cioccolata è un vegetale. Perciò, in fin dei conti, la cioccolata è pure vegana e quindi questo dolce è vegano. Ciao belli!